Il futuro nelle nostre radici, e sempre più queste radici diventano solide, grazie al fatto che diventano solide possiamo vedere il futuro. Un amico tira l'altra e così siamo andati prima da Pasqualino con lo zafferano del Matese e poi Pasqualino ci ha introdotto Anna Maria, una chef dalla storia veramente incredibile. Ha vissuto a Londra, ha vissuto in Australia nella Valle dei Pini, ha vissuto a Valencia ai tempi dell'American's Cup quando c'era la Linghi, Luna Rossa. Ha vissuto in tutto il mondo, poi un giorno è tornata a Morcone, in Molise, e ha detto: no, io questo resto qui, io voglio che i miei figli crescano qui. E così è rimasta a Morcone, ha fatto i figli nella valle che lei ama, con il marito hanno messo su un ristorante e dalle foto che ha mandato e dalla descrizione che ha fatto è da andare assolutamente a provare. E oggi ci presenta una ricetta dove usa lo zafferano di Pasqualino, ma usa anche una serie di prodotti locali, dalla carne marchigiana alle patate del Matese, una sel cacio cavallo, un altro formaggio tipicamente molisano. E questo che cosa significa? Che noi possiamo girare il mondo, ma le nostre radici sono una certezza, e ancora di più in questo momento. Quindi noi ricordiamo che eravamo il paese più bello del mondo, siamo ancora il paese più bello del mondo e lo saremo ancora quando usciremo dalle nostre case. E probabilmente quando usciremo dalle nostre case bisognerebbe fare un viaggio proprio al ristorante di Anna Maria perché le ricette che ho visto, le foto che ha visto sono strepitose. Quindi ricordatevi, noi siamo qui per raccogliere le vostre storie, per editarle e trasformarle in articolo, per tradurle in inglese, ma poi tutti insieme le dobbiamo comunicare nei social, tutti insieme dobbiamo ricostruire radici sempre più forti per poi affrontare il futuro insieme. Alla prossima!